Bene, in questo video torniamo di nuovo sulla camera di ionizzazione autocostruita. Questo circuitino molto semplice. Sì, vabbè, non facciamo pubblicità. Praticamente, la camera di ionizzazione è un rilevatore di radiazioni ionizzanti. Come ho spiegato già nel video precedente, dove ho utilizzato l'APEC Blenda come per la dimostrazione pratica, diciamo. E questa camera di ionizzazione, adesso non la vado ad aprire, comunque ha un elettrodo centrale che è l'anodo della camera a cui è applicata una tensione elettrica e la parete della camera che funziona da catodo. Allora, che succede quando se entra attraverso questa finestra di alluminio, una radiazione ionizzante, l'aria all'interno della camera, nell'aria all'interno della camera si producono ioni, questi vengono attirati dalla differenza di campo elettrico tra l'anodo e il catodo e andranno praticamente a formare una debolissima corrente elettrica. Questa corrente elettrica viene amplificata da due transistor messi in configurazione Darlington che stanno qui dentro questa scatola ex scatola di tonno che serve da ho utilizzato questa perché serve da schermatura faradica, siccome è molto sensibile il circuito a cariche elettrostatiche, deve essere completamente schermato da metallo. Qui c'è l'uscita del segnale che va a questo circuitino, che è semplicemente un amplificatore operazionale con un 741, doppia alimentazione con pili da 9 volts, cioè positiva e negativa per gli operazionali, e messo in questa configurazione praticamente misura, serve ad amplificare la debolissima corrente che viene misurata dai transistor in Darlington. E qui sul microamperometro mi darà una lettura. Ovviamente quando passa una corrente dentro la camera a ionizzazione. E come diciamo upgrade al circuito, ho messo qui un piccolo modulino step up che incrementa il voltaggio da 9 volts, lo porta a circa 30 volts, di modo da caricare l'anodo e il catodo della camera a un voltaggio sufficiente per raccogliere un numero di ioni, in modo da avere un segnale un po' più forte, diciamo, che quello che avrebbe generato un campo elettrico dato solo da una pila solo da 9 volts di differenza di potenziale. Invece con 30 volts già si ragiona meglio. Infatti ha aumentato molto la sensibilità di questo strumento, grazie a questo piccolo intervento. Ah, qui ho questa simpatica, è una sorgente di americio 241. Adesso, cioè, provo a inquadrarla meglio, ecco, sì. Americio 241 è una. Sì, è il dischetto che sta qui all'interno. È un transuranico, c'è cioè un elemento praticamente in natura non esiste, è prodotto nei reattori nucleari. È un transuranico, appunto, è radioattivo e decade con emissione di particelle alfa, è la via principale di decadimento. Particelle alfa con energia abbastanza intense. Sono circa 5,5 mega electron volts circa. E poi il nucleo che rimane eccitato a volte emette un po' di energia sotto forma di raggi gamma. Questo
Quindi c'è anche una leggera emissione gamma che però è appunto leggera rispetto alla produzione di particelle alfa. Le particelle alfa sono molto ionizzanti, però hanno, siccome sono piuttosto massive, perché sono nuclei di elio, non hanno un grande potere penetrante. Però ha un'attività sufficiente, è circa un microcurie l'attività di questa sorgente. Un'attività sufficiente da poter essere misurata dallo strumentino che ho costruito. Adesso io avvicino alla finestra. Provo a inquadrare bene amperometro, anche se mi sa che bene non viene. Allora, proviamo. Ecco, allora. Adesso io avvicino pian piano la sorgente. Vediamo la corrente come incrementa. Che già inizia a salire. E sono a questa distanza. Avvicino poco di più. Ed ecco quanto, oh, fondo scala. Ecco, teniamolo più o meno a quasi fondo scala. Ecco, molto bello. E riesce a produrre tutta questa corrente nello strumento perché il foglio di alluminio qui è molto sottile, molto, e una parte delle particelle alfa riescono ad entrare dentro la camera, ionizzano l'aria e producono una notevole corrente. Però adesso facciamo una semplice dimostrazione. Questo è un foglio di carta normalissimo. Se io lo vado a interporre, che succede? Che mi stoppa tutta la radiazione. Se io lo tolgo, ecco che ritorna su. Cambiato inquadratura così riesco a far vedere meglio. Allora, dicevo, questo foglio di carta. Adesso lo interpongo tra la sorgente di americio 241 e la camera di ionizzazione. E ecco che la misura scende. Questo perché le particelle alfa, appunto, essendo, se rimetto in posizione la sorgente, ecco bene, essendo massive, perché è appunto un nucleo di elio, vengono arrestate da strati molto sottili di materiale. Quello della carta, che adesso ripeto nuovamente, è proprio un classico negli esperimenti dimostrativi di fisica. Mentre invece le particelle beta, ad esempio, che sono elettroni, hanno una massa minore e quindi non hanno una capacità penetrante maggiore. Quindi sono radiazioni più pericolose per esposizione esterna. Per esposizione interna, invece, nel caso venisse ingerito un radioisotopo con emissione alfa, allora sono guai perché l'energia rilasciata nei tessuti è piuttosto alta. Adesso faccio la stessa prova per dimostrare diciamo, la differenza. Questo invece è
foglio di alluminio. Vediamo se anche lui basta per arrestare le particelle. E direi proprio che basta anche lui. Tolgo. Ed ecco che ritorna sul segnale.